Ciao a tutti, scusate l'interruzione, spero che funzioni. Devo fare un test, ragazzi, perché non avevamo l'audio. Oggi è una giornata difficile. Un po' se va, perché qui vedo che addirittura non c'è. Oh, sì. Se qualcuno online gentilmente mi dice se sentite, se funziona tutto, se l'audio va, perché abbiamo dovuto fermare tutto perché all'inizio funzionava, invece adesso spero che funzioni. Allora, visto che è una nuova puntata, ripartiamo da zero. Allora, cosa importante che dico sempre all'inizio delle puntate, non finirò mai di dirlo, registratevi al canale, quindi registratevi su YouTube se non avete mai messo la mail. È come Facebook, è gratis, ragazzi, esattamente come Facebook. Vi registrate e avete le notifiche come vi arrivano su Facebook, sul cellulare, quando facciamo nuove recensioni, nuovi giochi, nuove live. Venite avvisati e quando avete tempo, se avete voglia, venite a vedere il nostro canale e idem tutti gli altri canali che volete mettere il mi piace e registrarvi sui canali. Torniamo a noi. Allora, nel primo pezzettino che comunque ho lasciato, potete andare a vedere sul canale della puntata 5, questa è la chiamata 5B. Vedete che abbiamo iniziato a raccogliere cristalli chirali, che sono delle piccole piantine che abbiamo già visto e vi avevo già spiegato nelle puntate precedenti, che servono poi per costruire degli oggetti. Allora, andiamo a vedere che un po' che dovevamo riciclarli nella missione, perché ci diceva qua. Allora, nelle nostre attività vediamo un po', riciclo i cristalli chirali al centro logistico. Noi siamo al centro logistico, quindi andiamo qua. Allora, ricicla cristalli, eccoli qui. Regola quantità, li portiamo di là tutti. Massimo 100. Direi di sì, di più non ne piglia. O no? Un attimo, c'è qualcosa che non mi quadra. Vabbè, vediamo un po' cosa succede. Esatto.
Sospetto una correlazione con l'espansione della rete. Accidenti, sono un sacco da ristagno. La manutenzione e RS saranno contenti. Benissimo, dai, consegna effettuata. Ci hanno fornito un progetto, io ho guadagnato un trofeo, mi sa che voi non l'avete visto, comunque mi ha dato un trofeo e ci hanno fornito un progetto perché poi potremo costruire tante cose nel gioco. Benissimo. Abbiamo un'intervista. Puoi usare cristalli chiari in tutte le strutture affiliate delle UCA. È aumentata la quantità di materiale utilizzabile al centro logistico di Capital City. Benissimo. Equipaggio CCP puoi ottenere... Equipaggio, il nostro CCP che è una cosa che abbiamo, non so se avete visto, potete andare a vedere nella playlist del canale, ce l'ha dato già nella puntata scorsa questo CCP, che è un'attrezzatura elettronica, chiamiamola così, tipo una sorta di computer che ci portiamo dietro, che ci serve per costruire. Ha aggiunto nei tuoi dati una nuova struttura, vedete, che è il ponte, che è una delle prime cose che potremmo andare a fare. È stata aggiunta una nuova opzione terminale della consegna, ottieni i materiali. Depositare i cristalli chirali in eccesso in qualsiasi struttura. Si aggiungeranno alle scorte in loco. In questi depositi si trovano materiali a cui attingere per fabbricare attrezzature. Allora, sono disponibili i cristalli chirali, le resine e i metalli. Benissimo. Ecco qua. Verifico solo una cosa, 10 secondi, visto che non andava prima. Benissimo, allora. Oh, prima che mi dimentichi, questo è per te. Questo è lo spray riparatore per aggiustare le casse dei carichi. Bene. Serve a contrastare gli effetti della pioggia. È utile per sistemare le casse dopo un brutto incontro. È aggiunto alla tua lista di provviste. E di brutti incontri ce ne saranno tanti, purtroppo. Allora, dispone automaticamente il carico. Ok. Ok. Per andare giù direttamente c'era un sistema, adesso non mi ricordo più, comunque fa niente. Esiste un nesso tra i livelli elevati di Dalium e una maggiore formazione di cristalli. Potrebbe essere dovuto all'espansione della rete. Nulla di cui preoccuparsi, la densità chirale del luogo rientra ancora nei parametri. Se ne trovi altri, raccoglilo. Sarai ricompensato bene. Se trovi dei cristalli chirali, puoi depositarli in una delle nostre strutture. Puoi depositare anche altre risorse e qualsiasi oggetto che non ti serve più. Ogni cosa ha un valore. Quello che non possiamo usare così com'è può essere smantellato per la RS e altro ancora. Allora, accetto un nuovo ordine. Ordine per Sam. Allora, consegna dobbiamo andare al parco eolico, la costruzione di un ponte... Raccolta carico, io direi di fare la costruzione di un ponte che comunque mi porta già nella parte che piaceva a me nel gioco quando giocavo sulla PS4 Pro di fare le costruzioni, perché mi sono veramente specializzato, avevo costruito l'autostrada, le funivie, le teleferiche, i mezzi, i depositi, ho costruito di tutto e penso che sia veramente bello farlo. Allora, io direi di, quindi iniziamo con la costruzione del ponte, dai. Seleziona. Costruzione ponte, ascolta le istruzioni. Ehi, Sam, mi faresti un favore? Ci sarebbe un ponte da costruire. Esatto, siamo pronti. Vicino a quel centro logistico. Non si può guardare, ci serve una soluzione a lungo termine. Le fondamenta sono pronte. E i materiali per finire. Il progetto del ponte è nel tuo CCP.
Per prima cosa bisogna gettare le fondamenta, dopodiché dovrai aggiungere altri materiali per terminare l'opera. Servono 800 metalli, come vedete lì sotto. Cosa servirebbe un bel ponte? Ti assicuro che passeggiare su un ponte che tu hai costruito ti dà grandi soddisfazioni. È vero, pienamente ragione, io ne ho costruiti veramente tantissimi, perché poi andando avanti più cose abbiamo disponibili e più sarà facile farli. Allora, direi di, visto che servono 800 metalli, lì ce ne sono 1470, vabbè, vediamo un po', non ho capito se li ho già io o meno. Porta tutto a mano, scarica, porta sulla schiena, metalli 100, vabbè, iniziamo perché sennò non ce la caviamo più. Dispone automaticamente il carico, conferma, ok. Mamma mia, quanta roba che c'ha là dietro, sulle spalle, in braccio, guardate come carico, mamma. Certo, nuovo ordine, direi di no, ragazzi, già sembriamo ubriachi uscire così. Cerchiamo di andare su e speriamo, che anche le unità esterne non ci saltino addosso a farci la festa. Usalo per depositare i materiali aggiuntivi. Allora, prima cosa andiamo a vedere dove dobbiamo andare esattamente. Quindi, mappa. Eccolo qua, il cantiere del ponte è qui, quindi è abbastanza vicino, è sulla sinistra. Li vediamo un po'. Eccolo lì, bene, dai, non è lontano, mamma mia, quanta roba che ho addosso. Meno male che a 40 metri, perché siamo carichi che metà basta. Allora, c'erano queste parti qua, vedete, sopra, che sono delle stampanti in pratica. Sei nel posto giusto. Lì deve esserci un terminale. Accedi per depositare i materiali. Scusate un attimo, eh. Tieni premuto. Ok, completa struttura. Allora, servivano, allora c'è questo. Infatti servono 800, ne ho messi giù 200. Aggiungi materiali, siamo 800. Ok. Conferma, vediamo un po', perché io, ripeto, sono 2 anni e mezzo che non lo faccio. Ed eccolo qua che costruiamo forse il primo ponte. Stampante, guardate, da spettacolo, futuristica. Con 800 pezzi di metallo abbiamo costruito il nostro primo ponte. Così nei punti che vedete, che prima faticavamo a stare attenti a guardare se finivamo in acqua, guardate che spettacolo. Qua ci potremmo passare su anche con la moto, eh. Allora, livello corriere 24, benissimo. Quel ponte faciliterà la vita a molte persone. Guardate che meraviglia, si va di là. Se ci sono altri posti dove farebbe comodo un bel ponte. Eccoci qui, così il nostro ponte l'abbiamo fatto. Adesso andiamo a prendere qualcos'altro da fare. Qua abbiamo un punto dove possiamo passare dall'altra parte del fiume, rimarrà per sempre, e queste ne costruiremo veramente tantissimi insieme a tutto il resto, perché dopo ci daranno i camion, le moto, di tutto. E in questo gioco hanno addirittura, nel Director Cut ci sono addirittura anche le macchine adesso. Hanno introdotto un casino di cose, insomma.
Io non mi ricordo solo come si fanno a mettere i cartelli, che è una cavolata, però non è importantissimo, ma la posizione indicatore qua? No. Vabbè, fa niente. Non mi ricordo più come si fa. Guardate come andiamo giù come delle lippe. Voilà, terminale. Allora, accetto ordini. Allora, consegna dell'unità di alimentazione, raccolta a carico scoperto nella fabbrica abbandonata. Allora, vediamo un po', uno non tanto lontano, ma non mi sembra né uno né l'altro particolarmente lontano. Consegna dell'unità di alimentazione parco eolico, dai, proviamo questo. Seleziona, accetta l'ordine. Spray riparatore, direi di sì, perché prendiamo le due, ma sì. Conferma. Porta tutto sulla schiena. Perché non aggancio tutto su, porta tutto sulla schiena, dai. Ok, confermiamo, partire, ok. Mamma, mi fa paura abbordare tutta sta roba, poi siamo ancora a piedi, non mi ha ancora dato neanche la moto. E intanto dovremo che a collegare la terza base a questo punto. Sento male dover andare in giro con tutta sta roba. Un buon viaggio ragazzi, ci abbiamo 200 cose sulla schiena, sulle braccia, dietro, in testa, non ce ne hanno messi anche dietro, non vi dico dove, ci hanno messo un gancetto dove abbiamo la predisposizione dietro, lì gli hanno attaccato qualcosa altro. Allora, stupidate a parte, vediamo dove dobbiamo andare. Allora, la nostra zona è qua sopra. Il parco eolico lì sopra, quindi noi siamo qua, direi di iniziare a fare un lavoro. Allora, tiriamo via tutti questi segnalini qui, rimuovi ogni indicatore. Ok, almeno abbiamo pulito il posto. Direi che adesso abbiamo fatto il nostro ponte, che era qua, mi sembra, ma non lo vedo più, mi faccio i miei complimenti. Ah, eccolo qua il ponte, ok. Quindi prima di tutto andiamo qua, al ponte. Poi andiamo qua, poi vediamo, è qua sopra, ok, quindi infiliamoci in questa gola, da questa parte C, D, e poi cercheremo di metterne degli altri. Però almeno ci siamo fatti un attimino, ecco, vedete, anche qua, ragazzi, conviene assolutamente farsi uno schema. Eila, ha bevuto? E di dove andare, perché comunque è un open world veramente immenso, vedrete, non è solo così come vedete, qua siamo veramente agli inizi del gioco. Chi si è fermato a giocare qua chiaramente ha detto gioco del postino, non puoi far niente. Seguite le puntate e io vi dimostrerò che faremo di tutto, dalle battaglie stile Call of Duty. Ci sono delle zone dove abbiamo il fucile in mano, non siamo vestiti così, in un campo di battaglia, vi do questo spoiler, dove dovremo sparare e ammazzare una manga di gente, quindi lì voglio vedervi il gioco del postino. Dov'è? Allora, eccola l'altro bersaglio, sto mamma, siamo pure caduti, te pensi. Punto B era qui, andiamo a prenderlo, così lo tolgo, dai. Ehi, leggere l'apposta, lo leggiamo dopo. Lì c'è un cristallo chirale, che bello. Ma lo pigliamo, ragazzi. Vedo là il punto C che ci aspetta. Tengo un attimo. Oh, ma io non lo so. Con tutto lo spazio che c'è, finiamo contro un masso. Vabbè,
sono cose che succedono, eh? Ma che bel cristallo, prendiamolo. Ecco fatto. E andiamo verso il punto C. Si possono, praticamente io per darvi un'idea, cioè la parte consegna, la parte sostanziale poi è di ricollegare tutte le città e le varie basi per ricostruire l'America, perché questo è lo scopo del gioco. Dovremmo ammazzare questo benedetto mostro, non vi dico altro perché sennò vi rovinerà il gioco, e fare tante attività che possono veramente stravolgere il gioco. Questo cosa che era? Un fungo, ma adesso non mi ricordo più cosa si può fare con questi funghi, ragazzi. Si potevano mangiare? No, non mi ricordo. Allora, passiamo dal nostro punto C e poi dobbiamo andare su di qua. Qua ci hanno lasciato un cartello che poi adesso, quando mi ricordo come si fanno a mettere i cartelli, non mi viene più in mente. Ma come si fanno a mettere i cartelli? Aspettate un attimo, perché non mi ricordo proprio. No, questi sono gli occhiali da sole. Che cosa? C'è un sole, vedete questo sole qui? Proprio sole. No. No, la borraccia non ci serve. No. E dov'è che sono i loro cartelli? Sì, ma non mi ricordo più. Vediamo se stiamo andando su bene. Il D è lì, avanti da noi, e poi dobbiamo andare su di qua. Quindi magari iniziamo poi già, appena arriviamo D. Ehi, sta cadendo un'altra volta, eh? Ok, abbiamo preso un cristallo chirale. Tutta questa parte qua a destra non me la posso togliere, dai. Metti sugli occhiali da sole, va, che sono utili. Qua diciamo che lo lasciamo proprio lì, un altro pacco. Ci manca di prendere un altro pacco. Già abbiamo problemi a stare in piedi così, va. Il nostro punto D, andiamo lì sopra, tanto non ci costa niente, così lo sblocchiamo. Qui ci sono dei metalli che poi dopo, quando saremo più liberi, prenderemo su. Ciocco, diamogli un bel mi piace anche noi, dai. Oila! No! Ma sei una roba incredibile, non riesci nemmeno a stare in piedi. Allora, dovremmo essere dalla parte giusta. Esatto. Proseguiamo su di qua. Carico smarrito, tutto il resto bisogna che per forza li lasciamo qua, perché vedete che già andare su con l'acqua e tutta sta roba sulla schiena non è che siamo messi così bene, Ma no, ma come si fa? Almeno raccogli la roba, ragazzo.
peggio, beh, non è nemmeno in grado di tenersi la roba in... Allora, c'ho il bibit da... Non mi ricordo più come si fa. No. Certo che abbiamo una valanga di roba, questi sono magazzini che si attivano arrivando, avete visto che escono dal terreno. Noi abbiamo già di tutto, figuriamoci se possiamo permetterci di prendere su della roba che hanno perso gli altri. Benissimo, disconnessione della rete, perché? Perché adesso noi abbiamo collegato soltanto due basi, adesso andiamo nella terza se riusciamo ad arrivarci senza ammazzarci contro i massi, e collegheremo per la terza. Adesso arriviamo in cima alla montagna, dovremmo iniziare a vederla, si spera. Porta peso a sinistra, porta peso a destra, dov'è che è? Fermo un attimo perché qui vedo che già la situazione è abbastanza critica. Allora, vedete che noi siamo qua e dobbiamo cercare di andare su di qui, quindi direi di sfruttiamo ben bene la mappa, andiamo di qua A, B, C, D, iniziamo a muoverci così. Allora, la D, guardate com'è ripido. Io qua già la vedo male, cristalli, tutto il resto dimentichiamo. Ah, andiamo in giù, ok, A, B, C, D, D. Dimentichiamoci di tutto perché qui ci lasciamo le penne. Ciao Depo, si sente adesso? Oh mamma, qua ci lasciamo l'osso del collo, eh? Vai giù piano, ma dove va? Grazie Depo. Già siamo appena caduti e abbiamo perso di tutto. E adesso vogliamo fare uguale, perché a noi ci piace picchiare il muso per terra, a quanto pare. Ferma. Qui guarda, nella borraccia c'è il whisky, eh. Vai giù piano. Povera noi. Ecco, oh, finalmente che venga a prenderci qualcuno a farci un mazzo tanto. No, più che il percorso alternativo, aspetto adesso le unità che ci fanno un mazzo tanto. Occhio, che adesso non sono caduto e morirò in un altro modo. Allora, mappa. Allora, dobbiamo andare di lì, però siamo in piena montagna, quindi cerchiamo di stare da qualche parte un po' più facile. Allora, magari passiamo di qui, e poi di qui, e poi dovremmo essere quasi arrivati. Se arriviamo a C, siamo a buon punto, se non ci ammazzano prima. Hai capito che se c'è il sensore... Ma che bel cristallino! Uè, dai che vè! Pensa te! Raccogli il cristallo almeno, eh? Ecco, almeno il cristallo. Oh, come la vedo male. E ci lascio le penne e tutto il carico. Ferma, perché qua... Ma dove va? Ecco, più che il sentiero, vedi quella roba lì?
Oh, mamma, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo, guarda, lo sapevo. Adesso mi fa fuori. Va via. Delinquenti. Disgraziati delinquenti. Adesso devo farli calmare, poi devo andare a riprendere la mia roba. Va fuori dalla merda, vai, vai. Oh. Tratteniamo un respiro, va. Va, guarda te. Via, fuori di bar. Tratteniamo un respiro, zitti in silenzio. Anche perché ho perso i pezzi. Cioè, più che perso me ne tirate giù. Ma non ha niente da fare quei quattro lì dentro nel fango. Via, sì. Fuori dalle scatole, eh. Oh, le. Ah. E bastava dirglielo di andare fuori dalle scatole. Avete visto la parola magica? Fuori dalle scatole. Ecco qua, questo è il nostro pezzo. Che se lasciamo qua, tocca tornare indietro. Poi ce ne sono ancora? Direi di no, eh. Non ho perso nient'altro qua. Ma fai silenzio, io non lo so, devo stare anche zitto. Quelle manate lì arancioni per terra non sono così. Eccolo là, il punto B è là. Qui c'è un cristallo. Ci manca e cadiamo per terra. Raccogli. Oh mamma, ce n'è ancora. Ferma. Io non muovo un dito, eh. Io non muovo un dito. Silenzio. Qua ci ammazzano, eh. Silenzio. Possiamo rimettere un piede avanti? Oh 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 oh. Tratteni il respiro, sì, sì. Oh mamma, ci risiamo. Io lo so che... Dov'è finito? Dov'è? È dietro di noi. Silenzio. Silenzio, fammi... Silenzio! Ma porca miseria, ladra, guarda te. Ma c'hanno proprio un tubo da fare, eh. Vai! Papà. Oh. Senti, guarda, va avanti la svelta e finiti. Va, che disastro, va. No! Peggio di andare di notte. Via. Guardate gli alberi che cadono sotto. Via da qui. Silenzio e via. Direi di andare sul sasso se ce la facciamo. Manco sul sasso riusciamo a salire. Sali! Va su! E silenzio lì, silenzio. No! No! Si è mangiato pure il sasso! Porca miseria, ladra, va via! No! Va avanti, vai, che t'ammazza se no, scappa! Porco cane, va! Ma questo un po', c'ho pure il bambino che piange! Non ha niente da fare! Questo si mangia tutto, pure gli alberi, va! Silenzio, non muoviamoci di un millimetro! Aia, non è stata troppo una bella idea, eh? Via. Questo bambino, com'è che si curava? Non mi ricordo più. Tratteniamo il respiro. Ancora. Faccela su con me. Ancora è qua. Ma vada da un'altra parte, su. Abbiamo già fatto perdere tutto il carico. Adesso poi sarà tutto da ricercare.
una granata, e come faccio a prenderla? Così, e poi posso usarla? Vediamo, aspettate un attimo. Ferma, non me ne frega assolutissimamente niente di tutto il resto. Allora, vediamo un po'. Allora, spray no, la scala no. Potrei tirargli la scala addosso, ma non è il caso. Questi sono chiodi. E io non posso ancora usare tutta la roba che so. Perché poi andando avanti ci danno di tutto per ammazzare sta bestiaccia schifosa. Adesso non abbiamo niente, c'è solo da scappare gambe levate. Non se ne va via? Dai, tratteniamo il respiro, non parliamo, stiamo fermi. Via, c'è, andales. Ci sono degli altri da mangiare, io non sono neanche buono. Guarda te. Via, 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 via. Andiamo via veloci come il vento. Proviamo ad andare sulla montagna. Guarda un po'. Va, guarda, corri veloce, più di qui non si passa, va bene. Dai, vai, vai. Scappa, scappa, scappa. È arrivato anche qui, eh. E arrampicati, la vedo un po' dura andare su di lì. Dai, va là, scappiamo da staffare perché non ce la leviamo più delle scatole. Il problema è che adesso non abbiamo niente per difenderci, poi andando avanti nel gioco ci saranno diverse modalità. Adesso proprio dura, eh. È finito? Oh. Il tuo Odradek non reagirà più alle CIA. Vedi di prestare maggiore attenzione. Ma come faccio a curare il bambino? Non mi ricordo più. Aspettate un attimo, che voglio vedere. Ah, controlla il bimbo, eccolo qua. Oh, dai. L'ha controllato? No. Calma il bimbo, come si fa? Ah, non posso più. Allora, adesso prima di tutto dobbiamo andare a prendere i nostri pezzi, che abbiamo perso di tutto in giro, di più. Ah, ce n'è anche di qui? Mamma mia, che disastro. Ah no, lì dove dobbiamo andare? Ma noi dobbiamo recuperare i nostri pezzi, eccoli là, sono 70 metri, ok. Ho raggiunto il punto C, certo, ma che disastro che è molto fuori. Brava che andava troppo bene tutto. Sperando che sia tutto qua, perché qui dove ci ha trascinato la prima volta... Unità di alimentazione, ok. C'è ancora qualcosa in giro? Mi sa tutta quella roba lì. Esatto, carico per centro logistico, eccoli qua. Ok. Limite di peso quasi raggiunto. Abbiamo preso tutto? Ok, conquisto la schiena di battaglia. Ehi, stai, adesso non cadiamo, eh? Appeggia tutta la roba un'altra volta. Allora, cerchiamo di andare lì. Qui ci sono le granate, tutte le cose che vedete si possono poi utilizzare. Ma noi adesso non abbiamo niente, quindi andiamo a fare sta consegna che appena ci danno tutta l'attrezzatura sarà più facile anche ammazzare e difendersi. Qui l'unica roba che sono in grado di fare è prendere delle belle musate per terra. Non sta manco più in piedi, guarda. Ma
Abbiamo rovinato anche le cose. Aspetta, aspetta, dobbiamo aggiustare le cose che abbiamo sulla schiena. Lo spray riparatore, eccolo qua. Allora. Ma non questo, non mi interessa la scaletta. O voglio lo spray riparatore. E direi di sì, Depo. Adesso vorrei riparare le cose che ho sulla schiena, ma se me, la fa. Allora, CCP non mi interessa adesso. Voglio lo spray riparatore, che è questo. Equipaggia. Tieni premuto L2 per modificare posizione. Pazienza. Allora, lo borraccio no. Questo qua no. Equipaggio. Come si fa? Spray riparatore. Si può spostare su questo. Mi sto iniziando a stufare, Pazienza, oggi ha i limiti. Si può spruzzare sulle casse del carico da riparare. Meno efficace se usato sotto. Va bene. Allora. L2 mira. Ok, così abbiamo riparato le casse dopo il macello che è venuto fuori. Ole. No, stai in piedi, ragazzino. Su, che siamo quasi arrivati. È un macello. Però del resto all'inizio, finché non ci dà armi, mezzi, ce lo porta pazienza. Siamo alla base. Ci abbiamo il Bibi che è quasi andato. Dai che siamo arrivati. Fa uno sforzino. Che a piedi è lunga e dura. Dai che c'è l'ingresso. Entriamo nella zona, perfetto. Sì, ma non ammazziamoci sulle scale, eh. Debo, ti ricordi del discorso dell'altro giorno del corriere che prima ti mette a bagno la roba e poi inciampa sul gradino d'ingresso, eh? Qua uguale. Il corriere che inciampa prima di darti il pacco, guarda. Va! Ferma, buono, fai ancora 2 metri che stiamo arrivando. Oh, effettua consegna. Mamma mia, complicato. Consegna carica. Ok, consegnato. Ha fatto quasi 2 km a piedi. Livello di connessione benissimo, abbiamo 2 stelle. Ok, andiamo avanti. Livello 10. Ok, così connettiamo la terza base. Ciao che si sta collegando adesso.
larghezza della banda di rete è limitata. Ogni struttura che costruisci ne usa una. Però, se aumenta il tuo livello di connessione, aumenterà anche la larghezza di banda disponibile. Certo, più basi connettiamo, lo scopo, come ho detto, è ricostruire l'America. Vedete, siamo 1, 2, 3. Quindi abbiamo già 4 basi, quella iniziale più le altre 3. Questa è la terza. Anche il parco eolico si unisce alle UCA. Momento di vista, questo come poi me la guardo io, adesso può usare CCP per costruire generatori, avete visto? Quindi il primo passo che ci ha dato era per costruire i ponti. Adesso se possiamo costruire generatori, cioè, mi ricordo bene, ci danno l'elettricità. Nuove funzioni, sono state aggiunte le manette, richieste i provvisti, quindi potremmo immagino iniziare a usare i mezzi, le moto, tutto il resto. Penso la prima sarà la moto. State aggiunte nuove opzioni di terminali e consegne, certo ordine, ordine standard, va bene, va bene, va bene. La funzionalità del garage può essere usata in tutte le Knot City. Sì, perché poi potevamo mettermi, ricordo, i vari mezzi, eh. Vedete che adesso, avendo connesso questa base, tutte le parti sulla mappa vengono attivate, perché è un po' come se avessimo parlato il wifi, per spiegarvela. Ho sentito che il resto della tua squadra è stato annientato. Quindi ciò che fai è ancora più incredibile. Spedizione di un solo uomo. Spero che Amelie se la carichi con te. Chissà se ha raggiunto le Knot City. Lei ci ha affidato il parco eolico. Stavo nel retrovino. Un attimo solo, ragazzi, che voglio vedere una cosa. Ok? Perché noi dobbiamo stare sotto l'ora per ogni puntata, eh? Abbiamo visto con YouTube. Dille pure che te l'ho detto. Quindi cerchiamo di tornare giù. Dopo aver disperso un campione vaporizzato del tuo sangue nel territorio, ciao, anche se collegato adesso, l'attività si è ridotta, anche se non è un risultato definitivo, dato che non abbiamo altri riemersi con cui fare ulteriori test. Sembra che i fluidi corporei dei riemersi siano un repellente per le città. Mamma sta sviluppando un'arma per verificare questa teoria. Il prototipo è quasi pronto e quando lo sarà vorremmo che lo collaudassi. Sam, questa è l'opportunità perfetta. Abbiamo quasi tutta la regione sulla rete virale. Manca solo Port Knot City. Torna a Capital Knot City a raccogliere gli aiuti per Port Knot. Quindi andiamo a Port Knot City. Prototipo completo di persona. Un'ultima cosa. È raro che i corrieri arrivino a quel parco eolico. Già che vai lì, dovresti raccogliere tutti gli ordini in sospeso. Non ha senso tornare a mani vuote se c'è ancora del lavoro da fare. No, infatti, ogni posto che ti sposto conviene sempre prendere un ordine. Accetto ordini. Congratulazioni. Ti è consentito prendere ordini a te. Sebbene siano di minore importanza rispetto a quelli assegnati a te. Se sei di strada e ti avanza un po' di spazio, non sarà un problema fare un piccolo sforzo in più, non è così? No, ma sono d'accordo anch'io. Sebbene non siano missioni cruciali, per qualcuno è pur sempre una buona azione, no? Concordo. Quindi prendiamo l'ordine, consegno strumenti per ispezione, noi dobbiamo tornare. È una richiesta di trasporto materiali. Se contribuisci al rifornimento di avrai accesso a una maggiore quantità dei materiali presenti. Date e vi sarà dato. Ok. Noi dobbiamo tornare tanto a Capital Knot City, che era lì. Dobbiamo andare al porto o a Capital Knot City? Scusate un attimo, né, perché qui non vorrei fare... Allora, prossimo obiettivo... Poi, allora, prima di tutto diciamo di salvare, va. Salva, che almeno ci siamo un attimino. Allora, ordini attivi. Allora, collega. Port Knot City, la rete chirale. Quindi, Port Knot City era quello di là. E quindi prendiamo un ordine per Port Knot City. Questo
nel centro logistico, questo va là e questo qui alla stazione secondaria. Quindi direi di prendere questo. Seleziona. Scusate un attimo, eh. Questo non lo voglio. Come faccio a toglierlo? Che stufa. Io voglio solo questo. Annullare. Questo qui è quello che ho io. In verde. Ok. Accetto ordine e andiamo. Veloci come il vento. Ben fatto. Il parco eolico che hai allacciato alla rete è essenziale per continuare la nostra espansione. Come ricompensa, ho aggiunto una cosetta al tuo CCP. L'opzione generatore. Ricarica le batterie di ogni dispositivo nel... Ti ho detto, ricarica le batterie, quindi... Prossima puntata avremo i mezzi! Grandissima sta cosa. Però no, io non ne voglio. Perché se poi ne ho troppi, vabbè, prendiamone uno. Accetto l'ordine, va bene, abbiamo accettato, no? Non sparare il generatore, conferma. Porta sulla schiena. Così siamo carichi come gli asini come prima. Partire, direi di sì. Ce la facciamo? Non la vedo molto bene, eh. Siamo già messi male prima di partire. Mi immagino dopo. Sì, tranquillo, non c'è nessuno, vai tranquillo. Dimmi vedere solo una cosa un attimo. Ok. Questo vedete è un ponte che ha costruito un altro utente. Poi la gente costruisce di tutto di più in questo gioco, ma che lì non so che vantaggio avevano a costruire un ponte lì, eh. Adesso onestamente. Io ho fatto tante autostrade, ho costruito di tutto, ho lasciato tutto a tutti quando giocavo con la PS4, ma non di certo ponti qua in mezzo ho lasciato. Allora, vediamo un po'. Io sono qua e dobbiamo tornare qua, che è il nostro punto d'aggancio. Direi di rifarci tutta la strada da dunque siamo. Mi sono perso. Noi siamo usciti di lì, noi siamo qui e niente, cerchiamo di andare un attimino in giù di qua, dai. Abbiamo solo due punti, allora là e di lì. Prendiamo un cristallo, dai che non pesa niente. Raccogli il cristallo che dopo ci servirà per fare le costruzioni. Ragazzo, va bene che lì mentre parlavamo guardavamo gli ordini si è bevuto una birretta, però stiamo in piedi, eh. Qua queste improntine qui rosse le abbiamo già viste e vissute, lasciamole lì. Cerchiamo di andare giù dalla montagna alla svelta. Non ho voglia di avere altri incontri con il bell'imbusto.
Allora, vedo che ho anche... Allora, prendiamo da bere, esatto, bevi. Ok, abbiamo bevuto e poi cerchiamo di cambiare anche gli stivali, perché vedo che siamo messi maluccio, eh. Gli stivali dov'è che sono? Qua. Cambia le calzature. Ok. Vedete che la parte in basso a sinistra dove abbiamo i piedi adesso è ritornato, perché comunque sono tante cose da fare, eh. Allora vediamo se stiamo andando giusti. Ok, dai che andiamo avanti e cerchiamo di andare giù di qui. Non è che mi sto infilando troppo in una bellissima situazione, eh. Direi di stare sulla destra, perché sennò... Cosa vuoi? Ce l'hai in mano? L'iPhone. Ah, un attimo, principio di finito, dai. Si fa difficile andare su con tutta sta roba sulla schiena. C'è una corda? Speriamo. No, c'è una scala, ok, molto bene. Prendi la scala per favore, ecco, bravo. Va su, perché qui andare su senza la scala c'è da dire buongiorno. Mettiamo un bel mi piace a Sam Johnson. Sam Johnson, bravo Sam Johnson, hai fatto un bel lavoro a mettere la scaletta. Qui ce n'è un'altra. E Vitto Depo è un gran casino. Due scalette. Mettiamo un mi piace qui anche a Mini Oman. La ringraziamo se riusciamo, perché vedo che non riusciamo neanche a mettergli il mi piace. Stasera è la serata così, dove tribuliamo con tutto. Cercando di non cadere giù dalla montagna, perché vedo che siamo proprio al limite. Oh, le. Cerchiamo di rimanere in piedi ancora un attimo, eh. Che siamo arrivati in cima e andiamo via veloci. Questo cartello qui è proprio, come dire, è un bel posto. Già vedo la segnalazione. Occhio. Ah, Depo! Notizia, ho controllato, le canzoni hanno pagato i diritti e quindi nessuno ci dice niente. Notizia per tutti, perché chiaramente sapete bene che YouTube non vuole che nessuno metta niente di musica. Queste canzoni ha comprato Kojima i diritti e quindi possiamo portarle tranquillamente. Esatto, perché ecco qua, noi siamo passati di qua, vedete che abbiamo le nostre impronte? Queste blu per terra sono le nostre impronte, noi arriviamo da lì. Siamo saliti di qui. Era un po' la cosa che vi spiegavo all'inizio delle prime puntate. Adesso vedete là in fondo che c'è il ponte della nostra base. Adesso siamo qua, ma ci saranno dei punti enormi, perché veramente è un open world immenso. Ci saranno dei punti che a volte c'è da fermarsi e capire dove siamo e trovare le proprie impronte quando dobbiamo magari tornare da qualche punto, è utile, perché non, cerchiamo di non cadere giù, eh? Ecco, con calma che nessuno ci corre dietro. Sì, la discesa piano, ma te pensala all'erba sandalo. Puoi curare le calzature. Quando ne avrai raccolto un po', tieni premuto, esatto, per selezionarla. Ma io però non l'ho vista, quindi vabbè, la prenderemo più avanti. Sposta a destra, sposta a sinistra. Cerchiamo di non cadere, che è la cosa migliore. Allora, il nostro ponte dov'è che è? Là.
siamo fermati proprio col masso, eh? Non è che perché sugli occhiali non vedo un tubo? Va, va! No, dai, adesso, scherzi a parte, ha la una valanga di roba sulla schiena, eh? Prendiamo piuttosto il cristallo chirale che abbiamo qua davanti, che poi ci servirà per fare le costruzioni e tutto il resto. Questo vanno sempre presi in tutto il gioco, ragazzi, vedrete, ne raccoglieremo quintali. Ecco là il nostro primo ponte che abbiamo costruito e vedete che le cose tornano utili, eh. Ma costruiremo le autostrade, vedrete, le funivie, di tutto e di più. Sempre se non cado dentro nel fiume, perché sto qua a perdere equilibrio, Sam, eh. E poi altra cosa importante di avere, ce lo daranno, è un'arma per difendersi da, sia dai muli, che sono le altre persone che sono contro di noi, di un'altra fazione, e idem dalle CA che avete visto, sono quelle che lasciano le impronte nere per terra. Adesso non abbiamo niente, quindi l'unica cosa è scappare. Però se adesso dalla prossima puntata avremo anche il primo mezzo disponibile, sarà una gran cosa. E hai visto, non so se eri già collegato quando è che ho costruito il ponte. Dai che siamo arrivati, poi ci sarà la moto e tutto il resto. Prossima puntata, ragazzi, inizieremo a usare i mezzi, quindi mi raccomando, registratevi al canale, così vi arriva la notifica e vedrete cosa inizieremo a fare con questo gioco. E possiamo nell'ora, quindi... Praticamente il ponte l'ho costruito io, nelle parti che mi hanno dato, hanno iniziato a darmi le parti per fare le costruzioni. Allora, effettua consegna, consegna carico, consegniamo, restituisci. Benissimo, andiamo verso la quinta stella piano piano, così poi ci daranno tante cose. Ci si vede. Ok. No, noi non potevamo consegnare più niente, no, tieni i materiali. Ok, ragazzi, abbiamo fatto la nostra oretta di puntata, grazie allora a chi ci ha seguito come sempre. Oggi è lunedì, quindi ci fermiamo qui, ci vediamo o domani o mercoledì sera appena possibile per iniziare a usare i mezzi, iniziare a fare altre costruzioni insieme e ad approfondire il gioco, che vedrete che dalla prossima puntata inizieremo a girare col... adesso abbiamo la possibilità, come io ho visto che ci ha dato l'opzione di fare le il generatore. In pratica cosa fanno? Noi in questo ambiente post apocalittico, siamo nel futuro in pratica, avete visto, perché ho guardato i ponti come li costruiamo con le stampanti digitali e tutto, avremo con l'energia la possibilità di iniziare ad attivare i mezzi, perché i camion, le macchine che ci sono in questo nuovo Director Cut, che prima le macchine non c'erano, c'erano solo i camion e le moto, sono tutte elettriche. Quindi la prima cosa che andremo a fare nella prossima puntata, che vi anticipo, inizieremo ad attivare la corrente e aprire tanti progetti e tante cose che andremo a costruire. Grazie chi ci ha seguito, grazie al Depo, un ciao da Andrea e ci vediamo alla prossima puntata qua su questo canale. Vi aspetto, registratevi su YouTube, mi raccomando, e registratevi al canale. Ciao a tutti, ci vediamo domani o mercoledì sicuramente per una nuova puntata. A presto, ciao ragazzi!